Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Jack e benvenuti in Nerd Week. Ma prima di cominciare, come al solito, vi invito a iscrivervi al canale di Screen Week, cliccare sulla campanella per star sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie TV. Prima di iniziare il video vi voglio far notare la fantastica maglia che sto indossando oggi, la maglia di Violetta Rox. Ci siamo finalmente conosciuti al Bologna Nerd Show lo scorso weekend e le ho promesso questo crossover incredibile. Comunque oggi è San Valentino, una festa odiata, una festa amata, una festa lodata e una festa detestata. Per me rimane invece un evento annuale carino, dai, perché odiarlo? E dato che sono mainstream e dato che tutti amano l'amore, eccovi 5 film romantici che potete trovare su Netflix da guardare proprio la sera di San Valentino. Ve lo dico già, non troverete film mielosi come The Last Song oppure film tratti dai romanzi di Nicholas Sparks, ma neanche trashate come i film delle 50 sfumature. Per cui andiamo subito e partiamo con questa lista. Parto con Before We Go, diretto, scritto e interpretato da Chris Evans. Sì, proprio il nostro Capitan America. Before We Go parla di un incontro casuale tra due ragazzi a New York. Lui è un trombettista con grandi rimpianti e lei è una commerciante d'arte con una situazione sentimentale travagliata. I due protagonisti si ritroveranno a vagare per New York e a conoscersi l'un l'altro. Devo dire che il film mi ha divertito ed è molto molto carino, soprattutto il finale, e soprattutto non è mai stucchevole. Andiamo avanti parlando di The Terminal di Steven Spielberg. Un film di Steven Spielberg con Tom Hanks, beh, come potrebbe non esserlo. Racconta le vicende di uno straniero intrappolato all'interno dell'aeroporto di New York a causa di problemi col suo paese con l'ambasciata. È una commedia romantica molto molto carina, che ti fa riflettere anche su temi sociali e su che cosa sia la comunicazione e l'amore. Un vero e proprio film in stile Steven Spielberg. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Mi raccomando ragazzi, questo film non si chiama Se mi lasci ti cancello, perché sennò vi cancello io. Penso che sia alquanto inutile descrivere questo film nella sua profondità, nella dolcezza e nella cruda realtà che ci paventa. Un film davvero toccante, con due ottime interpretazioni di Kate Winslet e Jim Carrey. Un film che parla di amore, ma forse è più un dramma, ecco. Quindi non vi aspettate di ridere. Magari è un film più sulla riflessione e potrebbe strapparvi anche qualche lacrima. Se invece volete farvi due risate per il giorno di San Valentino, beh, Notte Folle a Manhattan potrebbe fare per voi. So che non è un mega filmone super filosofico e super impegnato, ma se volete passare un San Valentino divertendovi, beh, fa sicuramente per voi. Sostanzialmente una commedia degli equivoci demenziale, dove una coppia sposata di Long Island viene scambiata per una coppia di criminali e inseguita per tutta New York. All'interno del cast però troviamo grandi nomi comici come Steve Carell, James Franco, Mila Kunis, Mark Wahlberg, insomma un film stupido, demenziale, ma alla fine carino e guardabile. Se volete divertirvi, fa sicuramente per voi. Chiudiamo la lista di film con Midnight in Paris di Woody Allen, che secondo me è uno dei migliori titoli romantici che potete trovare su Netflix. Un film non solamente romantico, ma anche estremamente poetico, che lancia uno sguardo al passato facendoci capire la bellezza del vivere nel nostro presente. È una pellicola che riesce a conquistarvi con la storia, la dolcezza, la leggerezza, le interpretazioni, ma anche con questa Parigi colorata con colori pastello. Un film davvero davvero delizioso e per niente banale e scontato. So che molti non l'hanno capito, non l'hanno gradito, ma io credo che questo film sia di una potenza disarmante. Bene, questi qua sono i miei 5 consigli per questo San Valentino. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi potete trovare su Instagram e su YouTube come il canale di Jack, dove parlo di cinema e serie TV. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video di Nerd Week e statemi bene e passate un buon weekend. Ciao!